Ma si sente bene. Non ho la febbre. Ventotto e cinque. Dieci battiti al minuto. Forse dovrei andare all'ospedale. La metterebbero in obitorio. Ma io sto bene. Sì. Vado a fumare una sigaretta. Quindi Ma quindi cosa? cosa devo fare adesso? In che senso? Potrò firmare il contratto? Oh sì, questa è una bella domanda. Signor Presidente. Sì, il ragazzo delle visite risulta tecnicamente morto. Ok. Il presidente dice che non potrà firmare il suo contratto, ma che dovrà rimanere qui nell'attesa. Nell'attesa di cosa? No. Fumi? Dovresti. Non può più farti male al cuore. Vuole che contatti i suoi genitori. Il numero, grazie. Tre, 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 trentatré, 333, tre. È sbagliato. Devo ripeterlo? Sì. Più piano? No. Ok. Vai. Tre. 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 Trentatré. 333. 9. Pronto? Sono il dottore del centro sportivo Rogoredo 84. Sì. Suo figlio al momento è prossimo a morire. Sì. No. Mi dispiace molto.
Il presidente ha fermato la firma. Sì. Arrivederci. No, non è possibile, io sto... Accidenti. I fiammiferi quando servono non li trovi mai. Che ne pensi di tutto questo? Boh. Eh? Boh. Ah. Ah. Ok. Stai fumando? No. Chi sono, Samuel? Sono i miei genitori. Ah, piacere, Gaspare. Ci ha preso in giro? Non è morto. Comunque io i soldi li voglio lo stesso. Può ancora firmare? Signor Presidente, sono qui i genitori del ragazzo. Dicono che può ancora firmare se gli muovono loro la mano. Sì? Ok. Va bene. Al mio paese si dice, quando il cavallo va all'acqua, nitrisce. Che vuol dire? Mi sta prendendo in giro. Io? No. Ce la pagherete! Sigaretta?